qui nella scalinata a due passi, ecco, dal municipio, dove Don Luigi Sturzo dal 1905 al 1920 è stato prosindaco, in un momento, in un tempo in cui i cristiani non potevano impegnarsi in politica. Ma la sua azione e quella sua figura erano talmente grandi già allora che i vescovi si sono impegnati a ricevere, ecco, questa dispensa dalla Santa Sede, e lui per questa città veramente è stata, ecco, una svolta, perché ha portato avanti in politica la convinzione profonda della sua fede, del suo credo, del suo essere sacerdote, impegnandosi e spendendosi per i contadini, per gli operai, per dare a questa città veramente un futuro, ma anche per farla progredire. Basta ricordare che lui nel 1907 fu tra quelli che mise su la centrale elettrica e si preoccupò, ecco, lui stesso di redigere, di fare dei preventivi. E questa fu una delle prime città che venne illuminata con la luce elettrica. Sono passati esattamente 100 anni dalla fondazione del Partito Popolare e senza dubbio Caltagirone conserva un ricordo molto vivo, perché Don Luigi Sturzo non è per questa città, ecco, un cittadino del passato, è il cittadino del presente, possiamo dire il cittadino modello. Ecco, oggi Don Luigi Sturzo è una grande lezione di democrazia, ma anche, ecco, di politica e di cultura. Ci troviamo nella chiesa del Salvatore, dove c'è anche il mausoleo di Don Luigi Sturzo. In questo mausoleo si è voluto in un certo senso sintetizzare la vita e l'esperienza, ecco, complessiva di questo grande sacerdote. Se guardiamo bene, ecco, in questa croce abbiamo da una parte la data della sua nascita, il 26 novembre del 1871, e poi, ecco, l'8 agosto 1959, la data della sua morte. Ma non bisogna dimenticare che qui al centro proprio di questa croce, indicare che la cosa più importante per lui, ma anche per il visitatore, è la data della sua ordinazione presbiterale proprio qui in questa chiesa. I capisaldi della sua esperienza sono la religione, la patria, ecco, poi abbiamo la libertà e il popolo.